Un saluto amici di Multiplayer.it, ciao Umberto. Ciao Vince. Allora, siamo fuori dagli uffici di Nintendo Italia, vicino Milano, dove abbiamo potuto provare un'ora abbondante, qualcosa in più, di Animal Crossing New Horizons. Il gioco ormai è sempre più vicino all'uscita, però abbiamo potuto provare un'ora, insomma, sia all'inizio ma anche due salvataggi più avanzati. In questo caso forse una delle novità più grandi, anche se secondo me la novità più grande di New Horizons, è sicuramente la possibilità di andare a modificare l'isola con questa sorta di editor che si va a ispirare chiaramente a quelli che sono stati 10 anni di influenza che ha avuto Minecraft, no? Sì, è corretto, esatto, hai detto benissimo. Fondamentalmente a un certo punto si sblocca la possibilità di modificare l'isola vera e propria. È molto semplice, fondamentalmente attraverso un menu dedicato richiamabile tramite lo smartphone che abbiamo sempre in tasca nel nuovo Animal Crossing. Il Nook Phone. Esatto. È possibile richiamare i tool di modifica del terreno di gioco. Fondamentalmente le cose che possono essere fatte sono tre. Da una parte possiamo modificare il manto stradale, non so come si possa, il terreno di gioco vero e proprio. Ci sono tutta una serie di caselle diverse, quindi non lo so, c'è la terra, quella battuta, ci sono le piastrelle, c'è una sorta di cemento e poi c'è la possibilità di crearsi queste sorte di caselline personalizzate e poi di andare a modificare la città e nel mio caso rovinare la città, visto che non è che abbia grandissime abilità artistiche, modificando il terreno di gioco, quindi insomma l'aspetto del terreno di gioco. La seconda caratteristica che è possibile fare è attraverso una vanga speciale si può scavare o anche creare un piano rialzato, diciamo così, creare un secondo e un terzo piano di altezza e quindi creare delle collinette, dei sali e scendi, insomma modificare la morfologia della nostra isola in una maniera completamente nuova e completamente ovviamente anche inedita per la serie. La terza... No, dicevo, questo è interessante perché il gioco all'inizio ti fa scegliere tra diverse isole, però quella scelta chiaramente ha senso all'inizio, cambiano, mi sembra sono 4 scelte diverse che ti dà, però ovviamente una volta che arrivi a quel punto puoi modificare l'isola veramente come ti piace, quindi come ti pare piace, quindi quella scelta all'inizio va a influenzare solo le primissime fasi, no? Esatto, assolutamente. Diciamo, è questa scelta iniziale che ti permette di avere un look, di scegliere per la tua isola il tuo look preferito, poi però quando ormai hai preso dimestichezza in una fase avanzata del gioco puoi rimetterci completamente mano. Abbiamo detto quindi ripiastrellare il mondo di gioco, diciamo così, creare queste alture, creare questi livelli di altezza diversi e poi però la terza opzione molto interessante anche quella è quella di scavare e trovare l'acqua, quindi fondamentalmente poter creare degli specchi d'acqua, dei laghi, dei fiumi completamente nuovi che prima non c'erano e anche lì andare a migliorare o rovinare l'isola in base al proprio occhio, in base al proprio gusto. È una scelta molto interessante perché chiaramente potendo creare nuovi specchi d'acqua poi si possono creare nuovi ponti, si possono creare nuovi passaggi, si può dividere l'isola in una maniera completamente inedita. È molto figo. Molte di queste informazioni erano già trapelate dal Direct, noi nel poco tempo a disposizione abbiamo provato in qualche modo a spingerci e capire fin dove si potesse portare insomma questa nuova funzionalità, capire quali sono i limiti. Qualcuno l'abbiamo trovato, ad esempio in altezza si può arrivare fino a un certo punto, come hai detto bene sono 3 livelli fino all'inizio che è possibile raggiungere diciamo all'interno dell'isola, come avrete visto praticamente ci sono delle zone dove puoi accedere soltanto con degli scaletti in un secondo momento diciamo dell'avventura. Abbiamo provato a creare delle collinette lì per vedere quanto in alto si potesse effettivamente arrivare e da quello che abbiamo visto si può creare un ulteriore livello ma su cui non è poi possibile salire. Abbiamo provato a piazzare lì la scaletta ma ci ha fatto un messaggio che ci dice che è pericoloso. È pericoloso, non puoi arrivare. L'altro limite invece era ai bordi dell'isola. Esatto, i bordi dell'isola, diciamo la parte della spiaggia non può essere rialzata ulteriormente, la spiaggia resta quella che è e inoltre i fiumi, gli specchi d'acqua non possono confluire con il mare, quindi nonostante in realtà ci sia una strisciolina di terra verde che porta fino al mare, diciamo se arriva fino a un certo punto l'ultima casellina non può essere scavata e resta quella. Sono due limiti
diciamo, che probabilmente sono stati fatti per non complicare troppo il gioco e che però mi sento di dire poi all'atto pratico, noi siamo abbiamo voluto cercare di indagare questo aspetto, ma poi non cambiano la sostanza. Comunque sono strumenti che lasciano grande libertà creativa, non solo, sono anche molto immediati, perché fondamentalmente in 2 minuti hai capito perfettamente come modificare quello che vuoi e poi ovviamente c'è spazio all'immaginazione. Infatti sono curiosissimo di vedere le creazioni che verranno realizzate quando il gioco sarà uscito, perché come dici ci sono tutta una serie di limiti, ma la cosa bella è, nonostante è chiaro che non si arriverà mai al livello di un Minecraft, per dire, dove ci sono quel tipo di creazioni, però proprio l'avere questi limiti può stimolare ancora di più la creatività, e sono sicuro che usciranno delle cose fuori di testa. Appunto, tu dicevi la cosa di poter piazzare al posto della piastrella, al posto dei mattoni o della sabbia, un tuo pattern che hai creato. Secondo me c'è chi farà dei mosaici incredibili. Pazzeschi. Non vedo veramente l'ora di vedere cosa ne uscirà fuori. Quindi questa, secondo me, è una delle grandissime aggiunte di questo New Horizons. Esatto, Vince, mi sembra che abbiamo detto praticamente tutto. A questo punto l'appuntamento per noi, per scoprire meglio ancora l'editor, ma anche insomma per tutti gli appassionati che lo potranno finalmente giocare, è il 20 marzo, quindi quando Animal Crossing New Horizons finalmente arriverà nei negozi anche italiani.